C'era una volta, in un regno lontano, un supermercato magico e affascinante chiamato il Castello delle Offerte. Ogni giorno, il supermercato si riempiva di clienti affamati di affari e di prodotti incredibili. Ma tra le molte meraviglie del Castello delle Offerte, c'era una sezione particolarmente affascinante: il reparto della bellezza. In questo reparto, i prodotti brillavano come stelle e i profumi danzavano nell'aria. E proprio lì, in mezzo a tutto quel lusso e quelle delizie, giaceva la bella addormentata. Era una giovane commessa dal viso delicato e dai capelli dorati, che sembrava addormentata ogni volta che non stava assistendo un cliente. La bella addormentata non si svegliava soltanto con un bacio, ma solo con l'odore delle offerte irresistibili. Passava le sue giornate tra i cosmetici e i profumi, circondata da una magia che sembrava mantenere il suo sonno eterno. Un giorno, il temibile signor Sozzi, il titolare del supermercato, fece una ronda tra gli scaffali. Vide la bella addormentata, sdraiata sul bancone del reparto della bellezza, con un sorriso sul viso come se stesse sognando qualcosa di meraviglioso. Ma per il signor Sozzi, questo non era accettabile. Che cos'è questo? Tuonò il signor Sozzi, agitando un dito accusatorio verso la bella addormentata. Questa è una cassa, non un letto. Dobbiamo vendere prodotti, non sognare, ad occhi aperti. La bella addormentata si svegliò di soprassalto, scusandosi con il signor Sozzi e promettendo di non far succedere mai più una cosa del genere. Ma nel suo cuore sapeva che c'era qualcosa di magico nel suo sonno, qualcosa che non poteva ignorare. Le settimane passarono, ma la bella addormentata non riusciva a liberarsi del desiderio di chiudere gli occhi e sognare. Finché un giorno, mentre assisteva un cliente, accadde qualcosa di straordinario. Un profumo incantato sprigionò nel reparto, avvolgendo tutto con il suo dolce aroma. I clienti cominciarono a sbadigliare e a chiudere gli occhi, colti da un sonno improvviso e profondo. La bella addormentata si ritrovò circondata da un'atmosfera magica e sentì una voce dolce sussurrare nel suo orecchio. I tuoi sogni porteranno gioia a tutti coloro che incontreranno. Così, la bella addormentata si lasciò andare al sonno e cominciò a sognare. Sognò di mondi lontani e di avventure straordinarie. E quando si svegliò, vide che il supermercato era diventato un luogo di meraviglia e magia, dove i sogni diventavano realtà e le persone trovavano felicità. Il signor Sozzi, sorpreso dall'inaspettato cambiamento, si avvicinò alla bella addormentata con uno sguardo di stupore e ammirazione. «Hai fatto un miracolo, cara bella addormentata», disse con voce commossa. Da quel giorno in poi, la bella addormentata continuò a sognare e a portare magia nel castello delle offerte. E il signor Sozzi imparò a comprendere che talvolta i sogni possono essere più potenti di qualsiasi offerta. E così, il supermercato visse felice e pieno di gioia, grazie al potere dei sogni e della bella addormentata che dormiva nel reparto della bellezza.